Ciao, ciao. E io non vi dico benvenuti perché voglio dire, quei tre gatti che mi guardano lo sanno già, quindi parlarvi di Pixie Beauty. Allora, Pixie Beauty, questo brand io lo conoscevo quando sono stata a Londra, ho anche provato alcune cosette perché lì c'è proprio lo store a posto. Qui purtroppo ad Amsterdam, non c'è uno store dedicato, però ci sono un paio di punti dove poter trovare qualche prodotto. Però sai, con tutta la roba che uno ha, insomma, non mi ero mai focalizzata. Poi, partita l'esperienza con Instagram, diciamo, tutti questi prodotti, ogni volta che usciva, insomma, un'ondata di nuovi prodotti, le Instagrammers, influencer, beauty guru ricevevano questi prodotti e io stavo sempre lì a guardare questi prodotti, dicevo, oddio, che palle, sempre, cioè, mio Dio, oh, cioè, era un continuo, perché comunque ricevevano questi prodotti gratuiti e stavo sempre lì a mostrarli, giustamente, perché che devi fare se no, cioè, ti hanno mandati apposta. E quindi, con l'occasione c'è stato qui ad Amsterdam un pop-up, sì, un pop-up, un pop-up store, di Pixie, e lì ho conosciuto la makeup artist ufficiale di Pixie Beauty, Amanda Bale, se non erro, e niente, abbiamo fatto quattro chiacchiere, e insomma ho provato il famoso Glow Tonic, che è questo qui. E mi è piaciuto un sacco perché comunque io cercavo da tempo un prodotto esfoliante per il viso, però nello stesso tempo delicato, ma insomma non ero mai andata a fondo nella ricerca, anche perché lavorando poi anche all'Occitane insomma, avendo possibilità di provare diversi tonici, diversi, insomma, tutti i prodotti per la skincare e non essendo io una che compra a profusione e dice di provare un milione di cose quando poi in realtà non ce la fa fisicamente a provarle, preferisco finire una alla volta i prodotti che ho e poi cercare qualcosa di nuovo. Perché di solito così le persone comunque non devono vendere niente e non lavorano in quest'ambito, di solito fanno così. Quindi insomma ho preso il mio Glow Tonic, l'ho finito, l'ho anche fatto provare ad alcune amiche. E poi che succede? Che ricevo un pacco da Pixie. Perché io. Quindi c'è stato uno scambio di mail con questa makeup artist e evidentemente le ha passato la mail insomma, a chi non lo so. Fatto sta che io ho ricevuto sto pacco. Non so se sono sulla loro PR list, non lo so. Quindi non so se riceverò altre cose di Pixie Beauty, però mi sembra giusto di portare la mia esperienza riguardo a questi prodotti, perché magari a qualcuno, che ne so, possono piacere e viene voglia di provarli, anche perché hanno dei prezzi molto competitivi, cioè tipo questo tonico, che l'altro l'ho finito, questo è quello nuovo, e purtroppo quello l'ho finito, ho messo la bottiglina finita da parte perché ho detto, ah, così ne parlo, e giustamente poi mio marito mi ha buttata perché siamo in fase di, abbiamo traslocato, quindi ci sono molte cose in giro, e lui insomma in un impeto di pulizia ha buttato tutta la roba che io avevo conservato di cui dovevo parlare. Bene! E quindi c'ho solo questo nuovo, vabbè. E allora questo è 100 ml e costa 11-12 euro, perché adesso c'ho il prezzo in sterline. Aspetta, vediamo. C'ho anche il computer qui sotto perché sono come sono professionale. Il Glow Tonic, eccolo qui, questo da 100 ml, che se volete provarlo è una sorta di medium size. Secondo me è ottima. Allora, l'unica cosa che se utilizzate solo questo che contiene l'acido glicolico va bene perché ne contiene il 5%, quindi non dovreste avere problemi. Se invece lo accoppiate ad altri prodotti che contengono acido glicolico, che è poi quello che ti esfolia praticamente, allora magari lo usate in inverno perché d'estate, e poi vi prende soprattutto se vivete in Italia, in zone calde, cioè qui posso sfoliarmi tutto l'anno. E quindi insomma state attenti, magari utilizzatelo solo di inverno.
Allora, la cosa bella di questo è che effettivamente, avendo questo effetto esfoliante, poi contiene anche l'aloe vera all'interno, quindi c'è anche un effetto idratante, quindi tu dopo la pelle te la senti veramente, veramente liscia. Anche perché io la uso in combinazione con tutto il reame che mi hanno inviato. Allora, ho ricevuto questo, il Glow Tonic Cleansing Gel. Allora, l'acido glicolico c'è, ma sta tipo al 30° posto, quindi secondo me la percentuale, cioè quindi la percentuale è molto bassa. Basta tutto questo per dire che anche se io uso tutti insieme questi prodotti che mi sono stati inviati, la percentuale non arriva comunque al 20%, quindi secondo me se possono sapore d'estate, però va bene. Fate un po' come vi pare. Poi ho ricevuto il Glow Tonic in siero. Qui l'acido glicolico è al terzo posto, quindi la percentuale è più alta. Allora, qui dice massaggiare 2-3 gocce, ma io ne metto di meno, sulla pelle pulita e prima dell'idratazione. Allora, come si chiama? I sieri sono importanti perché penetrano più in profondità, quindi in questo caso l'esfoliazione, quindi perché questa linea è pensata per il glow, quindi come fa una pelle a essere più luminosa e a essere più tonica, più idratata? Devi andare ad agire in profondità e devi andare a esfoliare, perché la pelle nuova è quella che poi alla fine è più luminosa, tant'è che le signore di una certa età o anche ultimamente quelle giovani si fanno il coso, il peeling chimico, no? Che tipo proprio ti strappano uno strato di pelle, ti squamano proprio per far uscire la pelle nuova fuori, che è appunto più luminosa, con meno linee, meno rughe, meno macchie, eccetera, eccetera. E quindi tutta questa linea è finalizzata a quello. Un altro prodotto è il pH Phenomenal Gel. pH, cioè, e che pronuncia. Allora, questa è una crema che io utilizzo la mattina perché è idratante ma in gel e quindi leggera. Avendo io una pelle mista, quindi ho questa zona che tende ad oliarsi, questa è perfetta per la mattina. E 50 ml e costa sui 25-26 euro. E tende a stabilizzare il pH della pelle. E qui l'acido glicolico, per esempio, c'è l'acido citrico, citric, però sta sempre tipo al 15° posto. C'è l'acido ascorbico, sempre insomma però lontano. I primi ingredienti sono acqua, glicerina, cose glicoliche, vabbè, insomma, poi magari chi è esperto si va a leggere e se ne fa una ragione. Poi c'è questo che è tipo una cosa fichissima. Sembra quello per le ascelle, ma non lo è. È On The Glow Multi-Use Moisture Stick. Praticamente è un idratante in stick che contiene un mix di vitamine e di acidi che aumentano il livello di idratazione della pelle a lungo termine. Contiene ginseng che rivitalizza e bilancia, acido glicolico, sempre però lontano negli ingredienti, quindi non è uno dei primi, vitamina D2 che è un potente antiossidante e contiene 19 grammi di prodotto. E la cosa figa, appunto, che tu lo tiri fuori così, ti fai tipo una passata. Io, per esempio, su di me, in questa zona che è più secca, sulle labbra, poi metto il primer e comincio la mia routine make-upposa. Utilissimo anche per lavoro, secondo me, perché una volta che tu lo pulisci facilmente, lo applichi così sui clienti, sulle modelle e quant'altro. Allora, io l'ordine in cui
agisco la sera e chi mi segue su Instagram, ho fatto anche delle storie molto 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 divertenti, che sembravo una pazza psicopatica come al solito, mentre mi struccavo. Praticamente io mi strucco e utilizzo vari prodotti, poi una volta struccata vabbè, ovviamente uso il... è quasi finito, però già ne ho un altro dell'Occitane da usare, quindi non so se ricomprerò questo, però io mi sono trovata molto bene, perché anche utilizzando solo questo senza tutto l'ambaradan mi piace una cifra. Poi passo al tonico, quell'altro che è finito, mo parto con questo, e poi metto il siero. Tra una cosa e l'altra faccio sempre passare un po', in modo che la pelle ha un attimo il tempo. Poi applico 2-3 gocce di siero. Questo è appiccicosetto, quindi non lo lascerei da solo, ecco, comunque ci metterei una crema sopra. Poi la sera metto un'altra crema, che è più potente. Questo lo metto la mattina, e questo, ve l'ho detto, lo metto nella make-up routine. Questa non voleva essere una marchetta per il brand, che penso che con tutta la gente a cui manda la roba for free, insomma, non è che sta a guardare me. Era giusto per voi, per darvi un parere onesto, perché non sono, cioè non contatto i brand per ricevere roba, quindi non me ne frega niente. La roba me la compro, e comunque ripeto, lavoro in come beauty advisor anche all'Occitane, che è un brand di skincare francese, quindi sto piena di roba di skincare, e in più, appunto, ripeto, compro, provo anche roba low cost, cioè nel senso, tutto quello che vi dico è spassionato, cioè a me veramente di leccare a Pixi non mi interessa, anche perché fosse, cioè, ci sarebbe da aprire una polemica infinita poi su sta cosa, perché, cioè, comunque se i brand cominciassero a pagare per avere un servizio, un conto, ma visto che inviano roba che poi a loro non costa niente, perché su una produzione di milioni di pezzi ne invii, pure se ne invii 1000 a piccole influencer, cioè ha un costo veramente irrisorio per l'azienda, quindi mi dispiace vedere tante persone che si impegnano per, appunto, offrire un servizio con la speranza che poi questo porti a qualcosa, ma in realtà io non credo che porti a nulla, è semplicemente pubblicità che loro hanno gratuitamente, e quindi niente, tutto questo per dirvi che opinione spassionata, video non di parte. Se ci fosse stato qualcosa che non lo so, mi creava problemi, che mi dava fastidio, che insomma, l'avrei detto. Io poi quello che ricevo lo uso, e spesso faccio anche i pottini per le mie amiche, ma per vedere come il prodotto si comporta su diversi tipi di pelle, perché comunque ho amiche con pelle secca, ho amiche con pelle grassa, allora mi fa comodo a me capire il prodotto come si comporta, anche perché molte, molte cose le uso anche per lavoro, quindi tutto ciò, tutto sto pippone, e niente, è finito, vi saluto, è stato un piacere, ciao, 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 ciao.